io ho fatto un elenco di libri e di titoli di urbanisti e architetti che sono usciti negli ultimi due anni, che mi sembra significativo per introdurre il tuo intervento. Allora, Salzano, Edoardo Salzano, Memorie di un urbanista, l'Italia che ho vissuto, Campo Svenuti, Città senza cultura, intervista sull'urbanistica, sottotitolo. Leonardo Benevolo, La fine della città, Vezio Lucia, tutti soci Inum, di lungo corso. Vezio De Lucia, Nella città dolente, nel mezzo secolo di scempi urbanistici, Condoni e signori del cemento. Gregotti, Contro la fine dell'architettura. Franco La Cieca, Contro l'architettura, tanto per chiudere. Ora, questi sono i saggi più recenti dei maestri dell'urbanistica italiana e anche di alcuni analisti come La Cieca, ma anche di grandi architetti che hanno plasmato almeno tre generazioni di architetti che adesso svolgono e la loro professione trasformano la città. Questa cosa la possiamo leggere in due modi. Il primo modo è: oddio, come sono invecchiati, la città che loro avevano in mente non è più quella che c'è adesso, si trovano stranieri in una terra che hanno costruito e quindi non gli piace più. Oppure una versione più analitica che farai tu, ma che secondo me comunque mette in luce la fine delle certezze di quelli che hanno costruito la città degli anni 60, 70 e 80. E quindi se i migliori hanno un momento di esitazione e si interrogano sul futuro della città perché vedono anche le ragioni che loro avevano seguito nella costruzione in crisi, no? Quali sono i segnali, quali sono i messaggi e le comunicazioni anche in codice che arrivano dal territorio, dall'Italia, su come sia possibile affrontare il presente. Se Gregotti, che solo fino a 10 anni fa ci dava la linea culturale, ha costruito davvero più generazioni di architetti, trova opportuno scrivere un libro contro la fine dell'architettura. Tu, dal tuo osservatorio di urbanistica e informazioni, cosa ci puoi dire rispetto al tema? È debole l'urbanistica che ricorre allo strumento degli scenari alternativi o è una necessità per essere più attenti e costruire un piano più forte rispetto alle incertezze del futuro? La risposta è sì, perché questa deve essere sì. Va, capito la domanda. È una domanda retorica, ma... No, io provo a ragionare, ovviamente, con mia età, no? Ma mettendomi nei panni, mettendomi la domanda che ci sta ponendo Giuliani, perché certamente è il tema almeno degli urbanisti, se non dell'urbanistica, quello che, quello che stai chiedendo. Certamente confrontandoci con quei libri, noi ci stiamo confrontando, escluso uno, con una generazione anche abbastanza anziana di urbanisti. Sono tutti oltre gli 80 anni. Quindi degli urbanisti che sono cresciuti, hanno costruito l'Italia del dopoguerra, sono stati gli attori della formazione delle nostre città, in alcuni casi gli attori della formazione sulla carta delle nostre città, molto più che la città così come si è venuta a determinare. Però certamente degli attori che hanno influito, dicevo, in alcuni casi anche nella costruzione della città, pensiamo al Campo Svenuti con Bologna, solo per citarne un caso, ma in altri certamente sono degli attori che hanno avuto una grande influenza nel come hanno costruito la cultura urbanistica.
Allora, oggi parlare del tema che abbiamo di fronte, cioè il tema di una città che si pone a progettare il suo futuro, che si pone a pianificare il suo futuro, il tema rispetto al quadro di certezze che quegli urbanisti quando costruivano i loro piani avevano è assolutamente modificato. Oggi credo che le due parole chiave che in qualche modo avete proposto anche in questo lavoro, che sono scarsità di risorse e scenari, sono due parole chiave che hanno un senso completamente diverso da come lo avevano nel passato, ma certamente hanno un senso per tutti noi, ne hanno un senso disciplinare, abbiamo visto prima nella presentazione rigorosa fatta in questo momento qual è come dire, la riflessione disciplinare sugli scenari e sulla scarsità delle risorse, ma la stessa riflessione la facciamo noi quotidianamente, cioè sono due parole chiave che caratterizzano la nostra vita come persone, come urbanisti, certamente come amministratori. E la crisi, a me dispiace parlare di crisi, però è inevitabile che avendo di fronte queste due parole chiave, scenari e scarsità di risorse, siamo costretti a riferirci, a ritornare sulla questione della crisi, perché è stato un momento forte di discontinuità, è stato un momento in cui ha rotto completamente l'insieme delle certezze che quegli urbanisti che citavamo prima aveva, un insieme di certezze che era anche un insieme di risorse in alcuni casi, perché sembra un'era fa, ma quando parlavamo di oneri e di ICI era una, per quanto insufficienti certamente, però era una certezza di risorse con le quali le amministrazioni e i comuni si misuravano. Oggi l'insieme nello scenario in cui ci troviamo cambia completamente il tema appunto delle, anche delle risorse più scarse che avevamo. Allora io vorrei provare delineare quasi come alcuni singoli tasselli di un puzzle, senza nessuna pretesa alla fine di avere il quadro completamente ricostruito, ma per provare a ragionare quali sono appunto alcune delle questioni che hanno a che fare con la scarsità delle risorse e come la pianificazione man mano ha dialogato, ha prodotto, ha reagito con la scarsità delle risorse. La prima questione riguarda il territorio. Allora, in Italia, ma vale anche per l'Europa, quindi come si diceva prima, per Pordenone, per l'Italia, per l'Europa, quasi per il mondo, ma certamente di più per l'Europa che non per altre parti del mondo, gran parte dell'espansione urbana negli ultimi 60 anni è avvenuta al di fuori dei confini delle città, al di fuori di dei confini che noi eravamo abituati a riconoscere. Una crescita che è stata certamente caratterizzata almeno da tre cose: un grande aumento di case unifamiliari, una crescita forte della domanda di edifici commerciali ad un piano, una domanda grande di parcheggi e, questo forse è un fatto positivo, una domanda di spazi verdi come elemento di qualità che veniva man mano chiesto a questo modello di crescita fuori della città. Una crescita diffusa, una diffusione insediativa come l'abbiamo anche chiamata, che ha portato ad una grande crescita, a fianco di quello che dicevo prima, di reti di infrastrutture, una grande crescita di strade e parcheggi, che questo modello che abbiamo imparato anche noi a chiamare con gli inglesi sprawl, ma che nel nord-est ha una declinazione particolare, perché l'abbiamo riconosciuta, declinata e studiata come la città diffusa,
comporta una forte trasformazione, ha comportato, ma ancora ci sono processi forti in atto, una trasformazione di aree naturali in aree urbanizzate, in aree che hanno assunto in alcuni casi delle vere sottrazioni importanti al sistema agricolo di questo territorio. Non solo, ma lo sprawl ha portato un elevato consumo energetico, in particolare per quello che significa in termini di trasporti, con conseguenze che tutti conosciamo, di carattere sociale, di incidenti, di congestione, di rumore, e con un'invasione forte di ambiti che queste modalità hanno sottratto all'ambiente costruito precedentemente, all'ambiente storico costruito e all'ambiente naturale. La seconda risorsa, quindi il territorio, la seconda risorsa sulla quale voglio porre attenzione è una risorsa che riguarda il patrimonio abitativo. L'Agenzia del Territorio dice che in Italia abbiamo 33 milioni di unità immobiliari residenziali. Allora, capiamo immediatamente che questa volta non parlo di una risorsa scarsa, ma di una risorsa mal utilizzata e di una risorsa che richiede un grande riequilibrio in termini di qualità, in termini di funzioni. Tutte le questioni energetiche l'abbiamo conosciute molto, ma anche perché abbiamo una grandissima quantità di abitazioni, 33 milioni ci dice l'Agenzia del Territorio, e contemporaneamente abbiamo anche una forte domanda abitativa. Non solo, dobbiamo tenere conto di questa risorsa, questa grande risorsa in questo caso, usata male come dicevo prima, al suo interno alcuni problemi assolutamente rilevanti. Il 55%, ci dice sempre la stessa fonte, delle famiglie italiane abita un alloggio costruito prima del 1971. In particolare il 40% sta in un alloggio costruito tra il 46 e il 71. Un patrimonio costruito molto in fretta, un patrimonio costruito spesso malamente, un patrimonio costruito in assenza di qualsiasi normativa, come perché in quel periodo non c'erano, sulle questioni energetiche, sui materiali e su tantissime altre cose. Quindi una risorsa che ci rimanda a una questione di come intervenire. Di nuovo poi forse torniamo sulla questione degli scenari, che cosa significano quando poi parliamo di risorse che hanno in questo caso la scarsità della qualità come carattere dominante. La terza questione, che accennavo prima, che alla grande dimensione del patrimonio abitativo si accompagna un tema del grande fabbisogno abitativo. Cioè, siamo forse uno dei pochi paesi che continua ad avere questa duplice dimensione di avere tantissime abitazioni e un altro fabbisogno abitativo. Un fabbisogno abitativo certamente dovuto a, di nuovo, ai fattori di crisi, cioè alla riduzione del reddito disponibile da parte delle famiglie, per farti pensare che insomma nel 2006 avevamo circa 870.000 transazioni immobiliari, cioè compravendite di abitazioni nel 2012 sono praticamente dimezzate, 440.000, e questo ci dà un indicatore di, certamente del problema dei redditi delle famiglie su questo, certamente perché alla domanda abitativa tradizionale che conoscevamo delle nostre famiglie si sono sommate molte altre domande abitative, molti altri soggetti sono entrati nel mercato,
gli stranieri, gli studenti nelle città, nelle città universitarie, il lavoro, il fatto che c'è una grande separazione tra i modelli abitativi e i modelli del lavoro, per cui lavoriamo in alcuni posti e abitiamo in altri, quindi con una domanda abitativa anche legata a questi processi, ma certamente perché anche c'è stata una... questo patrimonio è stato, lo dicevo con i numeri prima, costruito molto tempo fa e non solo in carenza di qualità tecnologiche, ma è stato costruito anche su una dimensione, su una tipologia di famiglia completamente diversa. Allora quando si parliamo di scenario dobbiamo capire qual era lo scenario sul quale è stato costruito questo patrimonio abitativo che abbiamo di fronte oggi, un patrimonio abitativo che è del tutto sfasato rispetto alla famiglia così come è fatta oggi. La dimensione media delle abitazioni, un dato italiano, ma valgono bene o male quasi dappertutto così, sono 4,2 stanze per abitazione, la dimensione media della famiglia è 2,4 componenti per abitazione. Cioè abbiamo una, come dire, una sfasatura completa tra questi, tra questi due fattori. Una sfasatura che lo stesso come dire, mercato immobiliare se n'è accorto, se è vero che oggi circa, meglio, quasi il 50%, soprattutto delle città, delle transazioni immobiliari avviene per immobili, per abitazioni che sono a una o al massimo due stanze, quindi un mercato immobiliare che cerca una, un'abitazione piccola. Di qui una riflessione che probabilmente mettere mano con politiche certamente difficili, certamente meno forse di effetto rispetto al piano casa che dice aggiungiamo 20-30% in più sulle abitazioni che già esistono, che invece vada a ragionare sul frazionamento degli alloggi, sul ridare al patrimonio abitativo delle abitazioni di taglio conforme alla famiglia che abbiamo di fronte oggi, confronte ai redditi che abbiamo di fronte oggi, confronte alla domanda che abbiamo di fronte. E certamente risorse e scenari, come dire, si incrociano e ovviamente la scarsità delle prime condiziona i secondi. Ma certamente per poter ragionare su quale futuro una città vuole costruirsi. Scenario, come dire, vuol dire costruire un progetto, no? E mentre si costruisce un progetto si stanno a sondare l'insieme delle opportunità che si hanno sul tavolo. Ma certamente per costruire questo bisogna avere la consapevolezza che la città che avevamo prima, la città che ci raccontavano gli autori Salzano, Camposvenuti, Benevolo, tutti quelli che sono stati citati, una città certa che era la città industriale prima, la città moderna poi, la città che cresceva per aumenti, per nuove aree alle quali corrispondevano nuovi servizi che la città in quanto metteva a disposizione nuove aree era in grado di dare perché da lì venivano le risorse, che questo modello non esiste più, questa città non esiste più. Oggi abbiamo una città che alcuni urbanisti definiscono porosa, no? Una città dove al suo interno troviamo molte cose, troviamo aree vuote, troviamo aree, ambiti di edifici dei quali hanno perso la funzione per la quale erano stati pensati, ma per la quale noi siamo capaci di trovare nuove funzioni. Abbiamo un grande patrimonio abitativo costruito negli anni del boom, cioè abbiamo una grande offerta
la quale però non corrisponde una domanda, non corrisponde un mercato capace di prendere in mano tutta questa offerta, non corrisponde più un mercato. Certamente non c'è quello pubblico, ma neppure il mercato privato è in grado di prendere in mano l'insieme di queste cose. Per cui dobbiamo rimisurarci con una città completamente diversa, una città che ci pone molti più dubbi, molte più domande, molti più anche richiesta di strumenti nuovi che non possono essere più banalmente quelli dello zoning, quelli della attribuzione semplice di funzioni e di densità o di indici, perché questi non risolvono, al massimo riescono ad essere un buon piano sulla carta senza poi darci possibili risultati. Rispetto a questo, per provare a sondare o a dare anche alcuni orizzonti che nascono anche dalle sperimentazioni che nelle città avvengono o cercano di vedere, a me sembra che ci possono essere tre questioni importanti. La prima è questa, un elemento sul quale sembra che ci sia un grande consenso in questo momento nel Paese, un grande consenso da parte di tutti, che è la limitazione del consumo di suolo. Siamo tutti d'accordo ormai, no? Su questo, che non bisogna più consumare nuovo suolo agricolo. Però bisogna capire bene cosa vuol dire, perché c'è un rischio, no? Proprio per le ragioni che cercavo di delineare, il tipo di sovrapproduzione che abbiamo avuto nel passato, tipo di città porosa che abbiamo con al suo interno una grande offerta, c'è anche il rischio che la bandiera del consumo di suolo zero sia una nuova bandiera a favore della rendita, cioè un elemento semplicemente per garantirsi la sola produzione che abbiamo avuto e che non riusciamo a rimettere sul mercato, e rispetto alla quale solo bloccando tutto in questo momento possiamo pensare di rigiocarci gli investimenti fatti nel passato. Allora questo, cioè, consumo zero non vuol dire questo, no? Cioè consumo zero vuol dire andare a rivedere all'interno dei reali fabbisogni, perché la nostra società è una società che esprime ancora fabbisogni che sono di abitazioni, fabbisogni che sono di una mobilità assolutamente diversa da quella unica che noi abbiamo oggi, che è quella l'auto propria su gomma, una domanda forte di spazi naturali, una domanda forte di reti ecologiche. Consumo di suolo zero vuol dire quindi misurarsi con l'insieme di questi fabbisogni, vuol dire misurarsi quindi con gli elementi della naturalità e con gli elementi dei bisogni che le persone esprimono, compreso andare a ripensare, a rivedere cosa significa il territorio agricolo e la produzione agricola, andare a rivedere, a ripensare all'interno di questo, si diceva prima, ragionamento sistemico, cosa vuol dire anche alcune produzioni agricole, la grande quantità di risorse idriche, di risorse energetiche che queste ci comportano. E quindi se penso che il consumo di suolo zero sia uno degli elementi importanti nella costruzione degli scenari futuri, ma proprio la complessità degli elementi che abbiamo di fronte ci fa vedere come è un percorso quello che dobbiamo intraprendere. Due questioni invece più, le altre due qui davvero chiudo, che sono due questioni che hanno a che fare molto con la costruzione del piano e con il fatto che il piano deve rispondere a domande concrete dei cittadini e delle comunità. La prima è quella della densificazione e quella della sostituzione, e quindi riguardano il nostro ambiente costruito. La sostituzione, e cioè un intervento drastico
no? Quello di che si applica molto raramente, molto, molto difficile, cioè è una categoria di intervento quasi inesplorata in Italia, nelle nostre città non si pratica sostituzione. Ma se noi teniamo conto del patrimonio abitativo che abbiamo, delle caratteristiche del nostro patrimonio abitativo, io credo che all'interno dei nostri piani dobbiamo cominciare a pensare di lavorare anche con strumenti così drastici come quelli della sostituzione. Certamente sono operazioni complesse, cioè certamente sono operazioni che richiedono un forte consenso degli abitanti, richiedono un forte coinvolgimento degli attori e certamente richiedono anche una forte regia pubblica. Senza regia pubblica non si possono intraprendere percorsi di questo tipo, ma sono i percorsi che si stanno rendendo sempre più indispensabili e strategici all'interno delle nostre città. L'ultima è quella della densificazione. Anche la densificazione è un termine, se volete, in qualche modo ambiguo, perché da un lato rimanda alla questione che dicevamo prima, non facciamo consumo di territorio perché facciamo densificazione, dall'altra però rimanda a una sofferenza che può provocare la densificazione nel momento in cui immaginiamo che in alcuni ambiti andiamo ad avere carichi maggiori, cioè andiamo a caricare la città che esiste di ulteriori funzioni, di ulteriori carichi. Però io penso che proprio i processi che sono avvenuti nella dinamica delle famiglie, quello che dicevo prima, abbiamo famiglie sempre più piccole, abbiamo famiglie anche più anziane, abbiamo processi che hanno caratterizzato una perdita di concentrazione in alcuni ambiti, ci possono far ripensare alla questione della densificazione come una grande opportunità invece proprio per questi ambiti interni. Allora io non ho dato certamente una risposta a Giuliani su come si possono costruire, come si possono fare scenari nel momento in cui si va a predisporre un piano urbanistico. Certamente però a me sembra che la questione che dobbiamo porci è il riconoscimento e quindi una lettura molto attenta delle condizioni delle nostre città, perché a partire da quelle che noi possiamo cominciare a pensare di costruire dei percorsi, e l'insieme delle criticità, l'insieme della lettura delle scarsità delle risorse davvero ci consente di immaginare il percorso di piano come un percorso che non si conclude certamente con l'approvazione, l'adozione in consiglio comunale, l'approvazione in regione, in provincia, ma si avvia un percorso che solo attraverso l'aggiustamento che la capacità interpretativa può dare consente di fare.